Si è schiantato con lo scooter contro un muretto di recinzione sulla via Sarzanese a Capezzano Pianore. È morto così in una tragica notte di Natale Dario D'Alessandro, 16 anni, promessa del nuoto pinnato e campione italiano. L'incidente è avvenuto intorno alle 2:30. Come ricostruito dai carabinieri, il giovanissimo atleta, residente a Capezzano, era appena rientrato a casa dopo aver festeggiato il Natale a Pietrasanta, ma è subito riuscito per andare a comprare delle sigarette prendendo lo scooter del padre, un Beverly 350. Procedeva in direzione Massarosa quando in fase di sorpasso ha urtato un'auto, una Panda condotta da un 24enne camaiurese, perdendo il controllo del mezzo e finendo contro il muretto. Un impatto mortale, come raccontano i residenti. Il ragazzo era senza casco. Ho sentito quando è arrivata l'ambulanza. Allora sono uscito, ho visto, era stato appena portato via. Però mi ha detto un mio vicino che gli aveva fatto subito il massaggio cardiaco, stava rientrando a casa e si era reso conto che praticamente non c'era nulla da fare. E era un ragazzo qui della zona? Sì, sì, un vicino, fa la guardia giurata a Pisa. Rientrava nel momento in cui era appena successo. E non è stato trovato il casco? No, no. Il casco, tutte le persone che c'erano hanno confermato che non aveva il casco. Sul posto l'automedica del 118 e la misericordia di Capezzano per i soccorsi. Una tragedia infinita che ha colpito una famiglia intera nel giorno di Natale e tutta Camaiore e il mondo sportivo. Dario era una vera e propria promessa del nuoto. Aveva già conquistato 5 titoli italiani under 18 e campionati assoluti di nuoto. Iscritto al Camasub Camaiore, da subito aveva mostrato talento nella specialità dei 50, 100 e 200 metri monopinna. Aveva anche indossato i colori della nazionale italiana per i mondiali junior di nuoto pinnato a Sharm el Sheikh lo scorso luglio. Prima della partenza per l'avventura azzurra in Egitto, era stato anche omaggiato dal sindaco Alessandro Del Dotto.